Preoccupazione per gli incendi boschivi che hanno interessato diverse zone del Reggino, in particolar modo le frazioni di Marinella e Pellegrino di Magnara, è stata espressa dall'arcivescovo di Reggio Calabria, Boba, Monsignor Fortunato Morrone. Questi atti di distruzione, dice il presule, hanno colpito non solo il nostro patrimonio naturale, ma hanno anche messo a rischio la vita delle persone e causato gravi danni alle proprietà. Sono atti criminali, se compiuti con intenzione di dolo e di spregio. Per questo il presule intende rivolgere un appello affinché ciascuno maturi una responsabilità personale nei confronti del creato. Gli incendi boschivi sono una minaccia devastante per l'ambiente e per la sicurezza di tutti noi. Sono un peccato contro Dio e contro le persone, la loro sicurezza e il loro lavoro. Non poche colture sono state divorate dalle fiamme, distruggendo l'habitat naturale di numerose specie animali. Gli incendi compromettono la qualità dell'aria che respiriamo e mettono in pericolo la salute e la sicurezza di coloro che vivono nelle vicinanze. Inoltre hanno un impatto negativo sulle risorse idriche, sull'agricoltura, sull'economia locale e sono causa di frane. Il vescovo invita la comunità ad unirsi in preghiera per coloro che sono stati interessati dalle fiamme e per coloro che lavorano instancabilmente per spegnerli e per proteggere il territorio. È fondamentale, è l'appello di Morrone, che ci impegniamo a sostenere gli sforzi dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e dei volontari che si dedicano a combattere questi incendi e a garantire la sicurezza di tutti noi. Monsignor Morrone esorta i fedeli a pregare affinché coloro che hanno sofferto a causa di questi incendi possano trovare la forza e la saggezza per ricostruire tutto ciò che è stato danneggiato in spirito di continuità con quanto suggerito da Papa Francesco nella Laudate Deum.